Nell'autunno del 1964 le prime donne uditrici presero posto in San Pietro per la terza sessione conciliare. All'opinione pubblica mondiale parve un fatto rivoluzionario, benché osservatori scettici facessero notare che, dopo tutto, un'uditrice non era niente di più di una semplice ascoltatrice, senza alcuna possibilità di far udire la propria voce negli affari conciliari. Ricordiamoci che il fatto che le donne non possono parlare in chiesa, ovvero per estensione, non possono pronunciarsi sugli argomenti di dottrina della fede, risale a San Paolo, il mulier taceat in ecclesia, cioè le donne stiano in silenzio in chiesa, nelle assemblee. Inoltre l'invito era giunto talmente tardi da sembrare un ripensamento e si osservò anche che le donne prescelte come uditrici erano più note per il loro tatto e la loro prudenza che non per un'attitudine a pensare in modo autonomo o progressista o a svolgere una funzione di leadership. Fu poi piuttosto scoccettante apprendere che i padri si aspettavano che esse presenziassero unicamente a quelle riunioni in cui fossero all'ordine del giorno questioni riguardanti le donne. Alla fine però, forse a seguito di parecchie proteste, fu loro concesso di assistere a tutte le riunioni della terza sessione e almeno qualcuna delle uditrici approfittò dell'occasione per aprire un dialogo ed esercitare in tal modo una qualche influenza. Poi, qui lei cita un caso di una discriminazione che è stata fatta nei confronti di una donna, no? Allora, la famosa economista Barbara Ward sottopose al concilio lo schema di un piano per lottare su scala mondiale contro la povertà. Tale piano fu accolto con molto favore da alcuni membri della gerarchia. E allora un laico, James Norris, suggerì che la signora Ward fosse invitata a parlare all'assemblea dei vescovi. Questa proposta fu giudicata prematura e fu respinta, cosicché toccò allo stesso Norris di tenere il discorso. Allora, praticamente questa donna aveva creato questa teoria per appunto contrastare la povertà. Questa donna economista aveva creato questa teoria giudicata vincente per arrestare la povertà. Non ha potuto esprimerla lei al concilio, ma l'ha praticamente esposta al posto suo un maschio, cioè un suo collaboratore. Cioè, questo per dire, ed eravamo praticamente nel 1964. Poi, andando avanti a leggere, ecco, adesso lei poi di qui riporta un altro caso sempre di, chiamiamolo di discriminazione, ecco, comunque di situazioni di sessismo. Allora, particolarmente eloquente è stata la protesta della dottoressa Anne Bizanek, laureata in medicina e direttrice di una clinica per la pianificazione familiare alla periferia di Liverpool, frequentata in maggioranza da donne cattoliche, e lei stessa madre di 7 figli. La Bizanek, che si era convertita al cattolicesimo molti anni prima, si è apertamente ribellata contro l'atteggiamento della Chiesa sulla questione della pillola. Non avendo avuto direttive univoche sull'uso della pillola, aveva cominciato a prenderla, constatando un notevole miglioramento delle sue condizioni di salute. Ma sentendo qualche scrupolo di coscienza, si era poi rivolto a un sacerdote, il quale le rifiutò i sacramenti. Intervistata dalla stampa, Anne Bizanek, con i suoi spontanei commenti, ha chiarito i motivi di fondo di questo disaccordo con l'autorità. A loro non è mai importato niente di quanto soffrivano le donne, è questo che mi fa ribellare. Se un prete dice che questa è la legge di Dio, impone alle donne il martirio. Ovviamente a questa donna non le salta per la testa che in realtà poteva evitare appunto di convertirsi al cristianesimo, sapendo ormai da secoli che è una religione maschile, e di andare a cercare altre religioni, cioè ci sono ad esempio religioni, diciamo, neopagane, no? Che venerano appunto figure femminili di dei, di sacerdotesse. Ci si può ad esempio interessare a delle religioni orientali, ad esempio, per dire che sono delle religioni che addirittura non hanno neanche un concetto di divinità maschile o femminile, ma è tutto virato al neutro. Quindi voglio dire, io in realtà da libera pensatrice non me la sento di approvare tanto queste frasi di queste donne cattoliche, perché voglio dire, è un po' come quando inizi a fumare o inizi a bere, sai benissimo quali rischi corri. Cioè, se inizi a fumare sai benissimo che avrai tutta una serie di problemi, che so, i denti gialli, problemi ai polmoni, e io non so che altro. Quindi voglio dire, se poi di fronte anche al fatto che tu conosci questi effetti collaterali, tu inizi a fumare lo stesso, è una tua scelta libera, cioè sai che è così. Poi però se ti capita veramente un problema legato appunto a questi inconvenienti, non te la puoi prendere, voglio dire. Io principalmente la vedo così,
Cioè, io dico che secondo me è inutile che queste donne stiano qui a scandalizzarsi di essere maltrattate piuttosto che di essere escluse. Perché dico, se volete avere un ruolo di primo piano, andate a cercarvi un'altra religione. Non state appresso al cristianesimo. Niente, poi Meridelli riporta la frase di un'altra teologa, che io ho citato più di una volta, Rosemary Redford Ruther, che poi è una teologa che ha incentrato la sua riflessione teologica sul Dio Madre, su Gaia, ecco, e Madre Terra. Per quanto riguarda la teologia della liberazione ecofemminista, cioè quella teologia che va a legarsi anche al tema, ad esempio, della Madre Terra, quindi in realtà non siamo neanche più in ambito cristiano, chiamiamolo cattolico, ecco, ma siamo più in ambito, diciamo, eretico paganeggiante. Perché, per chi poi non lo sapesse, in realtà nel culto Wicca, ecco, nel culto neopagano, si adora principalmente la Madre Terra, ecco, quindi in realtà Rosemary Redford Ruther, ecco, è una teologa che in realtà è più di qua che non di là, ecco, per quanto riguarda appunto l'ortodossia cattolica. Rosemary Redford Ruther, teologa e madre di tre figli, ha posto questa problematica sul piano personale, affermando che non si sentiva di rinunciare ai suoi studi e ai suoi interessi per avere un numero illimitato di figli. Una richiesta del genere è semplicemente la pretesa che io getti a mare i miei interessi, tutta la mia preparazione culturale e, in ultima analisi, la mia anima. E io sento che ciò non è soltanto sbagliato e ingiusto, ma anche qualcosa di psicologicamente impossibile. Tra l'altro, appunto, come detto, in realtà, come poi già dicevo, visto che la signora Rosemary Redford Ruther è persino una donna di sapienza, io mi domando cosa ci sta a fare appresso il cristianesimo, quando appunto potrebbe darsi la Wicca, per dire, e diventerebbe non solo sacerdotessa, ma potrebbe addirittura pregare appunto il Dio Madre che poi lei tanto vuole pregare, quindi voglio dire. Mi sembrano appunto che queste donne, al di là che appunto le leggo così, giusto per dare un'informazione globale sull'argomento, però mi sembrano davvero un po' così, voglio dire, come ho già detto, se hai voglia di diventare sacerdotessa, se hai voglia di fare riti e liturgie, se hai voglia di pensare con la tua testa e di avere una dea, non diventi cristiana, non diventi cattolica, diventi pagana, ecco, voglio dire. O piuttosto vai a cercarti delle religioni orientali, per dire, puoi cercarti anche appunto il taoismo, o il buddismo, per dire, voglio dire, non è che per forza uno deve per forza avere la dea femmina, ecco, però un minimo di cultura in generale su tutte le religioni non guasterebbe. Niente, poi qui Maridelli cita il caso di due giornaliste a cui fu sempre impedito di entrare nella Cappella Sistina per quanto riguarda una cerimonia religiosa. Ecco, queste due giornaliste sono state invitate a uscire, ecco, perché poi era praticamente una specie di ritrovo, ecco, di festicciola per i soli maschi della gerarchia della Chiesa, quindi queste donne sono stati invitati appunto a uscire. Una di esse poi si è rifiutata e, vedi, il prete minacciò di chiamare la polizia, al che la teologa ribatté che in tal caso lei si sarebbe trovata nella spiacevole necessità di convocare la stampa. Dopo una scena lunga e mortificante, finalmente le fu permesso di entrare. Cioè, anche qui io le trovo delle cose davvero ridicole, perché dico, se vuoi entrare cioè, se vuoi appunto festeggiare in piena libertà e in piena democrazia, vai appunto nel neopaganesimo. Nel neopaganesimo, cioè, nessun uomo si permette appunto di trattarti a questo modo. Niente, adesso giusto ora per fare una breve analisi, ecco, per quanto riguarda quanto è stato poi detto dalle encicliche, che sembrerebbero belle paroline. E quanto invece poi continuava a persistere nella realtà, e stiamo già parlando degli anni 60. Niente, interrompo e leggo il prossimo capitolo in un altro video.